Che succede? Siamo in missione. Perché siamo in missione? Perché stasera moriamo. Perché moriamo? Perché stasera voglio farvi morire. Vi faccio provare una cosa becera e epica. Cioè? Il food challenge? Il food challenge. È la brana già letto dal titolo che c'è scritto sopra comunque. Davvero? Dimmi, non dove siamo? Siamo a? Al pizza kebab. Il nostro kebabaro di fiducia. No, non è questo qua comunque il nostro kebabaro di fiducia. No, non ci assomiglia manco per il cazzo. È lui, l'Alibaba 3. L'insegna, esatto. E abbiamo dovuto fare una trasferta chilometrica perché ogni volta noi li vogliamo bene, lo veniamo a trovare in trasferta. Ma ormai è il nostro affezionato che va a fare il pizzettaro di fiducia. Nonostante si è trasferito dall'altra parte d'Italia, non lo andiamo a trovare. Non parlare mai troppo. Quante cazzo, ma devi stare zitto? Cioè devi stare zitto, stai rompendo i coglioni, parli troppo. Scusate. Vabbè. Ha parlato! Quindi adesso tra poco vi facciamo vedere un attimino come si fa questa maxi pizza, giusto? Questo che l'ideatore è stato denunciato dall'ONU per crimini contro l'umanità. Vabbè, siccome non passa montagna intervisterai tu, quindi se le riprese fan cagare, mi dispiace perché tu fai le riprese e lui intervista. E lui invece si fuma un sigaro. Ti passo le redini del canale. Cosa? Questa bestia che tipo è considerata una delle più grandi sfide contro l'umanità. Come viene fatta? Sì, perché ultimamente è diventata proprio una sfida anche con gli amici, tutti gli effetti. Qua, la base è la margherita. Ok. E sopra, dopo appena esce dal forno, tagliamo un kebab. Sopra tagliamo un kebab. Sì. Dopo gli mettiamo insalata, cipolle, crudi. Sì. Crudi. Sono belle leggere. Si vogliono un po'. E poi pomodori freschi, salsa piccante e salsa yogurt. La leggendaria salsa piccante che e poi possiamo aggiungere anche delle patatine fritte. Proprio per aggiungere la sfida a livelli epocali. Inizia la sfida dell'asilo politico allo stomaco. L'asilo politico. Quindi per chi vuole provare questa sfida a Milano dove deve venire? Via Amadeo 27 angolo via Visconti d'Aragona. Ok, da Alibaba 3, giusto? Alibaba 3. Pizza House. Sì. Ecco qua. Perfetto, quindi poi da allora tra poco ci fai vedere anche più o meno come si fa. E poi lo troverete anche in sovrimpressione nel caso. Esatto, zoomata, perfetto. Abbiamo anche delle offerte. Ecco. Che questa diventerà molto richiesta questa pizza. Va bene, quindi allora ci vediamo tra poco e ci fai vedere come si fa. Faccio vedere come si facciamo questo maxi qua gigantesco. Perfetto. Bomba a mano fatto in forno. Pronto? Sei pronto? Ho tanta paura, ma sì, perfetto. Quindi tra poco. Io l'ho sempre adorato. Allora, questa sarebbe pizza kebab normale, quella da 33. Allora, questa è la base margherita. Sì. Adesso guardami come la faccio. Allora, un kebab leggerissima. Sì, che ancora un po' sfonda il cartone alla fine. Però adesso è ancora leggera. E poi mettiamo un po' di insalata. Ok. Insalata, un po' di questi sono crauti con le carote, buonissimo. Sì, le cipolle belle crude, cioè quelle lì da asilo politico. Quelle lì sono le migliori, le cipolle crude danno quel tocco di classe. E poi le salse, la salsa yogurt che è preparato proprio da me. Ricordiamo che noi più cerchiamo le patatine. Aggiungiamo anche le patatine, va bene, dai. Anche le patatine. Giusto per fare. Giusto che veramente morirà felice questo uomo qua. Ma ce la fa mangiare tutto questo? Se ce la fa gli stringo la mano. Aspetta. Ok. Aspetta, vediamo quanto pesa. Sì, sì, vediamo. Vediamo. Ho paura di scoprirlo. No. Allora, quasi 700. Quasi 700 grammi. Ragazzi, sono quasi 7 etti di pizza e quella è quella normale. Figuriamoci com'è la maxi. Che tra un po' arriverà? Io continuo ad avere sempre più paura di vedermi la maxi. Ma per voi che seguite questo canale e per il food challenge questo ed altro. Quindi, a
A tra poco. A tra poco. È la base, quindi. Allora, questo qua è per le persone normali che mangiano pizza e kebab. Ah, ok, poi ci siamo c'è noi. C'è quell'altro che per noi, che dopo ti faccio vedere con le macchine. Ok, quello per noi, tipo, per la serie, moriamo felici in... O chiamiamo direttamente il 118 appena apriamo il cartone per iniziare a mangiarla. Intanto... questo cosa qui l'adoro sempre di più quando gira, vado in adorazione. Oh, quant'è questa qua? 720 grammi di impasto, solo l'impasto stiamo parlando. Ah, quindi calcoliamo che pesa di più l'impasto rispetto a quella pizza kebab di prima. Sì. Mio Dio, fa paura. Questo è ancora... ma quanto peserà veramente? Lo sai che non ho idea. Io ho paura che sfonda, che sfonda direttamente la cosa, come che si chiama? La bilancia, la sfonderà. Notare la maestria di quest'uomo intanto nel farla volare. Si gira troppo la sedia. Ecco, ci siamo. Ok, dai, vi lascio lavorare qui nel preparare queste specie di bombe a mano. A tra poco, ragazzi. Guardate questa opera che manco Michelangelo riuscirebbe a fare. Ma non è che poi ce l'abbiamo sparare pure, poi ce l'abbiamo sparare noi. Ah, ma ce la bestia. 2 minuti ci vuole. Ok, tra 2 minuti ci rivediamo. Quindi ragazzi, a tra poco. Ragazzi, non dico che fa paura. Oh, fuori una. Io ho paura che il cartone tra poco si disintegri. Tipo si collasserà su se stesso. Questo è per 3 persone, in teoria. No, Einstein 4, scusa, in teoria per 4. E noi ce la stiamo sparando, ne abbiamo preso 2 perché siamo in 4. Leggermente. Notare la doratura perfetta della crosticina. Ah, olive. Ah, la firma la firma dell'artista. Ragazzi, io ho sempre più paura, pregate per me. E guardate adesso, bello della diretta. Guardate che visione paradisiaca, come scende giù da solo. Che c'è lì che va, che mi sta guardando, che voi non lo sentite, ma mi fa dai, dai, vediamo chi vince, dai, ce la giochiamo, vediamo chi vince, vediamo chi vince sta sfida. Secondo me perde. Abbiamo l'arma Octagon, che è quello lì ha 4 stomaci, ancora un po' non ne ha uno. Secondo me vince il cibo, Secondo te vince il cibo, killer? Sfida pizzeria, this is killer, non riusciamo il team, assicuro vince la pizzeria. Ale. Oh, c'è un po' di spazio per caricare questa belva. Quest'arma di distruzione di massa. Cioè ragazzi, sta diventando sempre più pericolosa la cosa. È sempre più preoccupante, ma noi non ci tireremo indietro. Lo facciamo per voi. Solo per voi del canale. E anche perché dobbiamo sponsorizzare lui. Il nostro rivenditore ufficiale di kebab. Oh, l'arma finale di distruzione. Ciò che appesantisce ulteriormente le patate. Mi spiego ragazzi, questa qui non è una pizza. Ha direttamente un nome proprio. Non so come si chiama, prima poi lo scopriremo. Comunque è preoccupante, ogni secondo sempre di più. Ragazzi, dovete vedere la sua espressione nel tirarla su. Si capisce già quanto pesa, saremo già sul 1,2-1,3 kg minimo. Prima che inizia a mettere tutte le robe, adesso che sta caricando almeno 1,5 kg li raggiungeremo. Secondo te li raggiungiamo? Secondo me sì. Beh, quella di prima era 700 grammi, questa qua era 700 già solo la pasta, figuriamoci. Oh, sento già il fegato che va in rivolta. Sto già per fare tipo un'insurrezione nelle pareti verso lo stomaco per fottersi un po' di spazio. Ritorniamo on board. Avete paura, eh? È preoccupante, lo so ragazzi. Però lo facciamo tutto per voi. Giusto perché ci vogliamo tanto bene. Se non ci vogliamo. Piccante! E quella è proprio la manna dal cielo, che è quella che ridà la forza per riuscire a continuare.
diciamo che due pomodori di quelli freschi buoni. Quando deve uscire l'altra? Anche l'altra sta uscendo, ok. Qua siamo alla fase 1, ragazzi. Dopo scopriremo i pesi effettivi di queste belve, di queste armi di distruzione di massa. Non si chiude neanche il cartone da quanto è piena, quasi, rendetevi conto, è preoccupante. Ok, la fase più importante è il controllo peso. Vediamo a quanto sta. No, non ce la facciamo. Non ci sta neanche, ragazzi, da quanto è grande. Dopo la spostiamo direttamente sul tavolino. Siamo circa 2 kg buoni, ragazzi, facciamo 2 kg passo. 2 kg e 1, 2 kg e 2 circa. E la normale quanto era? 700 grammi. La normale era 500 grammi. La normale era 700 grammi. Figuratevi, su questa qui era 700 grammi solo l'impasto. Poi veramente paura e panico. Questo equivale tipo una pizza kebab in mezzo, no, troppo. No, vediamo intanto che arriva la seconda belva. La seconda belva si mostra a noi. No, è sempre più preoccupante la cosa, no? Killer, vuoi sapere quanto pesa? Sui 2 kg buoni. 2 kg passa. 2 kg e passa siamo. No, un chilo a testa. Brasiliato che ti devi spaventare. Inizio che poi diciamo lo sviene quello. Sarà già lì l'altro ragazzo che sta risaltando di gioia al pensiero dei 2 kg e passa. Poi apra. Oh, si è nascosta. Patatine. Ragazzi, è una visione a dir poco celestiale. Sarà forse una delle ultime cose che vedrò prima della mia morte. Ma questo lo facciamo per voi. Killer, non so se la qua riesce a vederla. Questa qui è la seconda. Così la vedi pure nel making off. Sì, ma tu ti vedi il making off in diretta adesso. E fidati che vederla è qualcosa di assolutamente fantastico. Oramai, come stanno dicendo qui, è una sfida, no? Una gran bella sfida, direi. Dai, chiudi. Chiudo? Riapro sul finale col secondo peso. Le pizze sono in mano, le otaku ognuna pesa 2 kg. Le birre sono lì. C'è 4 birre. Il nostro maestro è qui. Quindi ragazzi, dalla Alibaba 3, Pizza House, eccolo qui, facciamo un po' di pubblicità. Ricordiamo il sito www.housepizza.it. No, houseofpizza.it, scusate, nel caso leggete che ve lo zoomo. Anche per ora è tutto, ma tra poco faremo la magnata. Quindi ragazzi, un saluto e alla prossima. Ciao ragazzi, poi vi diremo quando aprire la sfida. Ota con ora tu le porti. Fai lo schiavo. Ciao ragazzi. Facciamo vedere la creazione. Ok. Tradotto rilassati, che adesso muore. Diretto di Okinawa. Allora, è una pizza per due persone, la sfida, giusto? Sì. Io faccio coppia con lui. Io con lui. Perché noi siamo il gruppo dei kamikazi. Ma tanto tu non mangi. Vabbè. No, ma devo allargare anche. Noi siamo il coso per infilarmelo nel pertugio. Anch'io devo allargarmelo perché. Comunque, sono 2,5 kg di pizza. Circa. E sono esattamente tipo 3 fette a testa. 4. Peccato che una fetta è a livelli epocali. Una fetta che abbiamo vale a mezza pizza. Due birre praticamente a team a questo punto. Quindi è una birra a testa. Poi vado a prendere anche l'acqua e lo sturo lavandini e lo sgorga idraulico liquido. Quindi possiamo iniziare a mangiare? Sì, direi di sì. Vediamo se la cido muriate perché non si sa mai. Non è una cattiva idea. Serviranno tanti tovaglioni, immagino. Sì. Bene, vado a prendere i tovaglioni.
Direi che tutte le sfide iniziano con la prima fetta. È un po' bassa la camera, sì, ok, va bene? Vabbè. Buon appetito. Buon appetito. Caio, sono 3 fette a testa. Ma mi sa quanto? Aspetta, ci serve il palanchino. Te l'ho detto di prendere un cazzo. Ah, ecco, c'è palanchino indispensabile per questo tipo di pizza. Era nera, ragazzi. Birra, scusa. Indispensabile per vorrei questa situazione. Dire. È ancora più indispensabile ed era nera questo che chiamerà il 118. Questo qua serve praticamente per imboccare. Facciamo la prova. Allarga il passo montagna. No, se mo mi infilo tutta sta cosa in bocca. No, dove avrò da infilare in culo? Va bene, comunque sono le... Vediamo se si vede. 9 e 25. Ce la possiamo fare. Esatto. E abbiamo iniziato ora con la prima fetta, quindi ya, tra poco. Oh, noi siamo avanti, Tu sei già la seconda fetta? Sì. E mi serve il palanchino per tirarla su. Come se mai? Fai vedere l'onboard camera. Ecco. Ah. Ecco. Voi a che punto siete? Voi siete Stiamo indietro. Mancando. Siete indietro. Non posso dire che manca Peppe. Cazzo, ecco chi manca. Peppe, ragazzi. Se c'era lui avevamo già finito. Se c'era Peppe facevo coppia con Peppe. O se no facevano coppia di te e Peppe lui. Cioè, perfetto, avevamo già finito. Beh, prima. Guarda, se c'era Peppe, secondo me la arrotolava direttamente come la piadina e se la mangiava da solo. Sì, no, ma questa, io praticamente sono già pieno dopo la prima fetta, perché notare lo spessore della pizza, cioè... E vi rammento che l'impasto era 720 grammi, soprattutto peso di una pizza kebab normale. Doppia mozzarella, ovviamente, super farcitura, e perché per rendere tutto più leggero le patatine. Bravo, ecco. Ma la cosa più pesante, sai dov'è? Ce l'abbiamo noi. L'oliva! Ah beh, però tu stai mangiando poco e bevendo tanto, Ma lo sai che faccio poco al litro? Vabbè. Il tuo nemico, cazzo, killer, è il tuo nemico! Devi sconfiggerlo, vai, fatti un gol che t'aiuta. Sto morendo, cazzo, tacci. Ma non sei umano, sei una donnicciola. Io e l'altra consigliamo la seconda, adesso vado sulla terza. Dammi il palanchino. Mamma, no, non so. Dammi il palanchino. Non ti si può guardare, cazzo. Mamma mia. E questo, solo soletto? Ti prego, no, ti prego, abbi pietà di me, ti prego, no, muore. Saluti, a tra poco, chiudi. Cosa stai ravanando? Sto caricando la fetta. Stai caricando la fetta. Perché comunque sono le ore, aspetta, esattamente le 9:42. Noi abbiamo già inoltrato, o meglio, perché col mio aiuto ci fai poco di notare il sudore della fronte come un vero atleta. No, in realtà non è sudore della fronte, che avevo caldo, mi sono asciugato con una fetta di kebab. Stai già sudando la sugna del kebab, no, direttamente. Non è la sugna del kebab, mi sono proprio asciugato con la fetta di kebab. Dov'è che è? Comunque, noi siamo quasi, direi, abbiamo inoltrato la metà della pizza. Ho fatto fuori, vedi? Avevo caldo e sono asciugato con la fetta di kebab. Ma la bandana è apposta e raccogli sudore, in teoria faccio raccogli su mia per poi questo sta caricando la fetta direttamente. Numero 3, buona? Buonissimo, perfetto. No, scusa, siamo a un quinto di birra. Cosa? Passami il palanchino. No, Caio, non lo fare che minchia, no, non ti si può guardare, mio cazzo. Muoio solo a vederti, non ce la può. Il killer Maru non è un uomo, facci vedere com'è un vero uomo, Otacon. Ha fatto anche il filo di Bauscia come le lumache. Aspetta, Otacon, avvicina la fetta. Avvicina la fetta alla telecamera. Aspetta. Goccio di sugna del kebabaro che dà quel saporino in più. Quel retrogusto saporito. Charla, stai facendo? Che bella scorrazza. Che cazzo stai facendo? No, ma rimani lì un po', guarda. Allora, aspetta. Cosa? Scusami, però. Io ci torno, però. No! Che schifo, cazzo. Fai schifo, figlio. Io non riesco a finire la terza tra poco. Perché è questa, con tanta grattata di canale.
Salute. Basta. C'è la convention di robottoni? Sì, sì, è Gundam che è passato sul tetto, non stavo ruttando, non ti preoccupare. Io mi sto intanto tirando, mettendo a posto la marmitta. Minchia, no, non ce la faccio, muoio, figa, muoio prima. Soffro, sto già soffrendo come una bestia. A vedere sta roba poi, guarda. Qui il team che non ha nome si nasconde. Vabbè, il team Metal Gear ci sta con Octagon. E qua abbiamo il team Butano Kami, che tradotto significa... Porco Dio! Cazzo, mi sei... Ah no, cazzo, è vero, è la traduzione del nostro nome in giappo. Vabbè, per adesso stiamo a... No, muoio. Muoio. Qua anche... rimangono due fette, Killer è alla terza. Lì Octagon è alla terza, la signorina Octagon. La signorina sta cercando di passare alla seconda. Al muoio. Secondo giro. Muoio. Soccombo. Cos'è, vuoi dare lo stop? Eh? Non no. Sposta neanche più il passamontagna da quanto non ne ha più. Quell'uomo tipo ha già slacciato la cintura da due ore. Non lo fa vedere, ma l'ha slacciata. Cazzo, non ci ho pensato, aspetta. Cintura, via, basta. Ah. Se slaccia pure prima, slaccia pure il bottone, sai, può fare il terrore, così almeno. Così almeno ci ti sta. Si. Così almeno ti si espande lo stomaco. Ecco. Vuoi pure un massaggino sulla pancia, così almeno riesci a passare. Rutto che spazzo Octa giù direttamente dal terrazzo. Non voglio vedere solo a cappotti. Vai, vai. Secondo me gli fai ricrescere i capelli? Non so se... Cosa? Non ce la posso fare. Vai, vai, è un nemico. Quello lì è la parte più buona. È pelle di cappella di marocchino. Porco Dio, basta. Qui c'è Butano Kami. Mi cazzo marmo. Sto soffrendo come una bestia. Non riprendere l'agonia delle persone. Abbiamo bocca e noi tanto un buco. Ah. Nulla, sembra tipo un buco nero. Un po' come il culo di Peppe. Vabbè, ci rivediamo tra poco, io ragazzi, che meglio. Chiudiamo sto secchio di burro. 14. L'eroe si immola per la patria. No, c'è, muoio, ok? Io non diventerò un eroe nazionale, ragazzi. Questa è la quarta fetta. Ora finisco la paglia e dopo quella mi faccio filmare mentre la faccio fuori. No, tu sei pazzo, futto. E l'ho pure caricata in più giusto per farti finire quella. A dopo, il tempo della sigaretta, ragazzi. No! Sei una femminuccia, Trivette! Sei una proprio una femminuccia, Trivette, impara dal tuo sommo. Buono. Cazzo dicono, Trivette? Ragazzi, esatto. Non è un uomo. Vedete, io ho la barba, il cappello da cowboy, la birra ghiacciata. La bontà. Assistente, mi vado a prendere il liquore al platano. Ogni promessa è debito. Questa è la quarta fetta. No, sbocca. Falla vedere, Octagon. Non c'è un botto, non lo fai, botto, ti prego. Tu sei un cane. Ragazzi, non è un uomo. Vabbè, mi rimetto a me. Chuck Norris se ne va a casa. Adesso, un attimo di pausa, che mi ritorna l'assistente per farmi coraggio e faccio pure l'appartamento. Quindi a tra poco. Gente, io sono totalmente fuori gioco. Ma io, ma era in posa. Mamma mia. Tu sei fuori gioco, giusto? I miei pantaloni sono fuori gioco. Ma mi sono messo anche in ciabatte, non ne affo più proprio. Maniche. Voi avete avanzato tre fette. Una è qualcosa. Non ti si può guardare, veramente. No. Ragazzi, per i miei fan questo è danno. Ogni promessa è debita. Allora, sta scannando l'ultima fetta alle 10 e 12 minuti. Questa qui è la quarta della mia parte, essendo che la mezza pizza. Esatto. Io la mia metà me la sono fatta qua. Ecco. Espandi il mio stomaco, succo dell'apprendimento. Cristo santo. Non ti si può guardare. Hernandez per Romè. Ricordatevi che la prossima ripresa la farà lui, perché io starò già vomitando, perché sto morendo. Cazzo, veramente. Ragazzi, scusate, ma io ci ho provato, sono arrivato a tre fette e mezzo, quasi tre quarti. No, scusate.
Su me quando cazzo si è addormentato. Oh, svegliati che ce la faccio sul kebab. Ah, no, non ce l'hai. Merda. Cazzo, ti eri addormentato qua. Chiedo scusa alla pizza, chiedo scusa. Gile, ma magicamente è arrivato questo. Non ne posso fare, muoio. Digeriamo con l'assenzio? Beh. Sì, ma proprio senza acqua, proprio la drogata. Proprio alla curva. Sì, 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 mi ne fa più figa. Anzi, alla rumena. E Octagon approva, mi sa. Giuro, vomito, figa, se no. Cazzo, quest'uomo non ce la fa più, ragazzi. Ma come cazzo fai a mangiare ancora quella roba? Oh, io ho detto killer che mi fermo, perché niente, umanamente è impossibile. Però tre fette e mezzo della maxi ci sono arrivato. Chiedi scusa alla sacra pizza. Chiediamo scusa. Chiediamo scusa alla sacra pizza. Bene. Oh, sommo che babbara, non ce la possiamo fare. Quindi nel food challenge uomo contro cibo, per la prima puntata è un mezzo fail. Perché mettiamo in chiaro una cosa: il team che teoricamente ha vinto è il team Butano Kami, perché è una fetta e circa tre quarti contro, via da davanti, boh. Contro le tre di prima. Sto per sentire contro male, le tre del team Metal Gear Solid. Perciò per adesso siamo 1-0 e vabbè, buttala di là. Bisogna far palestra anche per tirarsela su, cazzo. E comunque, ragazzi, vi proponiamo la sfida. Vediamo se uno riesce a farsi fuori una pizza kebab maxi. Se ce la fa, verrà salutato su ciabatta satanica. E questo addormenta di nuovo. No, sto per vomitare. Oh. Tu non hai capito. Fatti sto cazzo d'assenza, così almeno poi sbocchi verde. Vabbè, ragazzi, che dire. Mamma salute. Mia, basta, basta. Basta. E alla prossima. Sento ancora odore di pizza che va. Prego, tira via. Non ce la posso fare, figa. Almeno fatti sto cazzo d'assenza, così poi ci andiamo a dormire tranquillamente. No, merda. Tu scherzi, io vomito tra poco. Appunto, perciò buttati giù l'assenza, almeno digerisci. Saluti e saluto. Ciao.